Le tensioni del principe Harry con uno stretto collaboratore della regina sono state descritte come irrilevanti per il suo cambiamento di status durante un'audizione incentrata sulla sicurezza del duca di Sussex nel Regno Unito, Sir James D.Q.C., che ha rappresentato il Ministero dell'Interno durante un'udienza presso la Royal Courts of Justice tenutasi il 7 luglio, ha affermato in argomentazioni scritte che qualsiasi tensione tra il principe Harry e i funzionari della Casa Reale è irrilevante per il suo cambiamento di status. Ha detto, nel suo scheletro, il ricorrente ora fa riferimento alle obiezioni che avrebbe potuto fare a qualsiasi ruolo svolto dai funzionari della Casa Reale nel processo decisionale di Ravec, apparentemente a causa delle tensioni personali che sentiva con loro, ma non c'è alcuna sfida ai pregiudizi e tali tensioni sono irrilevanti per il fatto indiscusso del cambiamento di status del ricorrente che ha portato alla decisione di Ravec. L'incapacità dell'attore, anche adesso, di spiegare come un processo di rappresentazioni avrebbe potuto o avrebbe aiutato è sorprendente. Ravec è il comitato esecutivo per la protezione di royalty e personaggi pubblici. Il principe Harry sta impugnando una decisione presa nel febbraio 2020 da questo organismo, che rientra nelle competenze del Ministero dell'Interno, sulla sua sicurezza dopo che gli è stato detto che non avrebbe più ricevuto lo stesso grado di sicurezza personale durante la visita a casa sua paese a causa del fatto che non è più un reale lavoratore, Sir James ha risposto a una dichiarazione rilasciata da uno degli avvocati del principe Harry, Shahid Fatima QC. Il rappresentante legale del duca si è espresso a favore del giudice che concede l'autorizzazione a un riesame giudiziario completo della decisione del Ministero dell'Interno di non consentire al principe di pagare per la protezione della polizia sua e della sua famiglia quando si trova nel Regno Unito.